sempre in cerca di qualcosa, qualcosa che nel mondo buio non puoi trovare, non puoi trovare. Il cuore resta ancora vuoto, i giorni sono sempre Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Alba Nuova. Buongiorno a te, questo è Potenza nella preghiera, fatta al Signore nel nome di Gesù attraverso la potenza dello Spirito Santo. Oggi che è venerdì, giornata calda, giornata in cui noi possiamo celebrare il Signore, venerdì 13 di agosto del 2021, io ringrazio il Signore perché tu sei qui con me. Mi raccomando, per te che sei arrivato, che stai arrivando, metti un like, condividi, invita tutte le persone a partecipare e ricorda a tutti che durante questo periodo estivo Alba Nuova va in onda lunedì, mercoledì e venerdì, sempre alle 7 del mattino, ma soltanto durante queste settimane qui sul canale di Nicodemo Fabiano su YouTube. Se ancora non ti sei iscritto, che cosa stai aspettando? È gratuito, non deve pagare niente, basta iscriverti, cliccare nella campanellina, così avrai ogni notifica per ogni video che viene caricato su questo canale nel nome di Gesù. L'obiettivo è quello di pregare al Signore. E a proposito di pregare, durante questo periodo noi stiamo parlando del vero riposo. Stiamo facendo un viaggio nella parola di Dio, vedendo alcuni aspetti, perché questo è un tema molto importante. La Bibbia parla molto del riposo nel Signore, non soltanto quello fisico, ma soprattutto quello spirituale. E io ho scelto alcuni brani che mi parlano al cuore, alcuni di questi che magari tu li conosci bene, altri che forse altre persone non conoscono, ma che comunque è sempre parola di Dio. E noi vogliamo lasciare questa parola rifornirci, farci ricordare per incontrarci con il Signore ogni singolo giorno della nostra vita, affinché la nostra pace, la nostra sicurezza sia nel Signore. Quindi prima di pregare leggiamo la parola del nostro Signore. Il brano di questa mattina, di questo venerdì 13 di agosto, è l'accesso al sonno. E questo accesso al sonno noi lo troviamo nel Salmo 4, versetto 8. La parola di Dio dice: «In pace mi coricherò e in pace dormirò, perché tu solo, o Signore, mi fai abitare al sicuro». Questa è Alba Nuova. Alba Nuova, potenza nella preghiera. E noi, magari qualcuno direbbe, ma se Alba Nuova, perché parlare del sonno? Noi ci siamo già svegliati, ma vedi, non c'è cosa più brutta quando ti devi svegliare perché non hai dormito affatto. Quando non ti sei riposato, quando non sei riuscito a rilassarti, a ricaricare le batterie. Noi siamo esseri umani, Dio non ha bisogno di riposarsi. Ma noi abbiamo bisogno di riposarci. Alcune persone hanno bisogno di 8 ore, alcune persone di 6 ore, magari qualcuno addirittura soltanto di 4 ore. Noi abbiamo bisogno di riposarci. Noi abbiamo bisogno di dormire, ma ci sono persone che non ci riescono. Non ci riescono perché manca quella sicurezza. Vedete che la parola di Dio dice: «In pace mi coricherò e in pace dormirò». Io posso avere questa pace
e questo coricarsi tranquillo, leggero, non perché il materasso è buono. A proposito, in Italia c'è una infinità di marche, di tipi di materassi, di tanti materiali diversi e con tante caratteristiche, l'una più importante dell'altro, anche le reti elettriche, tante cose, tante pubblicità, tanti sconti che magari ci vogliono far comprare dei materassi. Sì, è importante avere il materasso, ma di nulla serve avere il materasso migliore se noi non abbiamo sicurezza nel nostro intimo. Tu puoi avere il materasso eppure non riuscirci a dormire. Vedi, il Signore ci sta promettendo questa mattina che se noi siamo con il Signore, abbiamo la sua pace, la sua sicurezza, come dice la parola di Dio, perché Lui dice: perché tu solo, o Signore, mi fai abitare al sicuro. Tu potrai cercare dappertutto o una persona o un materasso o addirittura, ahimè, gente che non riesce a dormire se non prende un calmante, un tranquillante o qualche pasticca. Guarda, Dio può anche usare, se Lui vuole, una medicina. Però quando noi dipendiamo da quello per poter avere pace nel nostro cuore, noi sappiamo che questo non è quello che il Signore desidera per noi. Noi preghiamo affinché la Sua pace, la Sua sicurezza stia nel nostro cuore. E io prego nel nome del Signore perché questo sia presente nella tua vita. Vedi, questa sicurezza sarà presente in te soltanto quando noi instauriamo un vero rapporto con il Signore, quando il nostro cuore è collegato al cuore di Dio per mezzo della potenza del nome di Gesù. Lui è venuto affinché noi avessimo vita e vita in abbondanza. Non ha promesso una vita facile, ma ha promesso che anche nonostante le difficoltà, noi possiamo dormire e riposarci nel nostro Signore. Noi possiamo, ossia, avere questa gioia di poter essere con Lui e di poter avere questa allegria nel nostro cuore, questa sicurezza nella nostra vita. Infatti la Bibbia dice che noi non dobbiamo angosciarci di nulla, ma in ogni cosa noi dobbiamo, ossia, consegnare le nostre afflizioni al nostro Signore, perché Lui ha cura di noi e ancora di più. E la pace che supera l'intelligenza umana custodirà i nostri cuori quando noi preghiamo nel nome del nostro Signore Cristo Gesù. Io prego dunque che questo riposo, questa benedizione del nostro Signore stia nella nostra vita. C'è un contrasto, infatti nel Salmo 4, nel versetto 6 dice: molti vanno dicendo: chi ci farà vedere la prosperità? E Lui dice: oh Signore, fa risplendere su di noi la luce del Tuo volto. Signore, risplende la Tua pace, la Tua luce, la Tua potenza su di noi, affinché noi possiamo durante questa giornata del venerdì ricordarci che possiamo dormire in pace anche quando c'è una tempesta, anche quando c'è un'afflizione, anche quando ci sono lotte a non finire mai, ma sapendo che la nostra gioia è nel Signore. E in Lui noi ci possiamo riposare, in Lui noi ci possiamo davvero stare a dormire nel nome del nostro Signore. Anche il Salmo 3, versetto 5 dice: io mi sono coricato e ho dormito, poi mi sono risvegliato. Perché? Perché il Signore mi sostiene. Oggi che tu ti possa svegliare e la sera dormire, e se Dio vuole domani mattina svegliarti di nuovo, perché il Signore è il tuo aiuto. Prega con me nel nome di Cristo Gesù. Signore, io prego affinché Tu ci possa sostenere. Tu sei il nostro aiuto, la nostra sicurezza, la nostra pace, e in effetti Tu lo sei. Ma io prego per le persone che magari sono titubanti, come una barca che barcolano da una parte all'altra e non hanno quella fermezza nella fede. Signore, dai fermezza. Ricorda tutti noi che noi abbiamo bisogno della parola, della preghiera, della comunione fraterna, della potenza dello Spirito Santo triplicata nella nostra vita. Signore, aiutaci a riposare nella sicurezza del Tuo, Signore, amore, del Tuo abbraccio, della Tua consolazione.
consolazione. Per chi è afflitto, dai la pace. Per chi è scoraggiato, dai la speranza. Dai la forza, Signore, io ti prego nel nome di Gesù. Grazie, Signore, per questo tempo. Io prego che la tua mano potente stia con noi a guidare il nostro cuore per il tempo di Alba Nuova, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Il popolo di Dio dice amen. Mi raccomando, vieni ad ascoltare la parola di Dio qui in Romagna, a Cesena, in via Romagna 268, alle ore 10:30, oppure a Rimini, in via Cesare Pavese, numero 8, sempre alle ore 10:30. Vieni ad ascoltare la parola, lascia la potenza di Dio manifestare nella tua vita, nel nome di Cristo Gesù. Un forte abbraccio, che Dio ti benedica. Sei sempre in cerca di qualcosa, qualcosa che nel mondo buio non puoi trovare, non puoi trovare. Il cuore resta ancora vuoto, i giorni sono sempre uguali, non cambia niente. Tu cerchi ancora. C'è Dio nella mia vita. Sparirà la tua angoscia anche per te.